Cari amiche e cari amici, oggi vi vorrei parlare di un'iniziativa molto interessante che è nata in Svizzera, che si chiama Iniziativa Moneta Intera. Praticamente un gruppo di cittadini svizzeri, voi sapete che in Svizzera hanno l'opportunità di fare anche i cosiddetti referendum propositivi, cioè possono proporre una legge che poi viene discussa in Parlamento e si valuta appunto se quella legge viene confermata oppure no. A differenza invece di quelli che abbiamo noi qui in Italia, che sono i cosiddetti referendum abrogativi, quindi noi possiamo semplicemente abrogare una legge che non ci piace oppure decidere se lasciarla così com'è. In Svizzera, fortunatamente per loro, hanno degli strumenti di democrazia diretta maggiori e più incisivi rispetto a quelli italiani. Aperta e chiusa questa parentesi, in Svizzera quindi hanno fatto questa proposta che si chiama moneta intera, cioè loro hanno detto che tutto il denaro che sta in Svizzera, solo un 10% è il denaro emesso dalla Banca Nazionale Svizzera, la Banca Centrale Svizzera, mentre il restante 90% è un denaro creato dalle banche commerciali. Denaro che è una moneta scritturale, denaro elettronico, praticamente denaro che la banca crea attraverso una cifra che digita su un computer, però non è un denaro che realmente possiede la banca commerciale. Allora questo referendum che cosa vuole fare? Vuole obbligare le banche commerciali ad avere una riserva del 100%. Quindi vogliono obbligare le banche commerciali a dire se tu vuoi fare un finanziamento o vuoi investire strumenti finanziari eccetera eccetera, lo devi fare con denaro che esiste realmente, quindi con denaro emesso dalla Banca Centrale Svizzera. Tutto ciò a che scopo? Proprio per evitare che ci siano delle conseguenze negative che dalla finanza possono traslare all'economia reale, quindi per fare in modo che non ci siano bolle speculative, per fare in modo che poi quando una banca vada in fallimento non debba intervenire il governo con denaro pubblico per salvare quella banca in difficoltà. Ora, tutto ciò ovviamente esiste in Svizzera, ma esiste anche qua da noi, quindi anche in Italia avviene lo stesso processo, cioè abbiamo di tutta la massa monetaria, gran parte della nostra massa monetaria, addirittura più del 90% rispetto a quanto è stato calcolato in Svizzera, più del 90% è emesso dalle banche commerciali. Quando il signor Rossi si reca in banca a chiedere un mutuo per l'acquisto della prima casa, in realtà chiede un mutuo di 300.000 euro di quota capitale più interessi, ma quei soldi la banca non li ha realmente in cassa, ma è un denaro che sta creando in quel momento dal nulla. E quindi l'iniziativa di questi svizzeri è proprio quello di obbligare le banche ad avere una riserva del 100%, e fare in modo che l'unico ente in grado di emettere moneta sia la Banca Centrale Svizzera. Un'alternativa a uno strumento del genere, quale può essere? Quello di tassare le banche che creano denaro dal nulla, quindi obbligare le banche a redigere dei bilanci che siano corretti, quindi che rispettino i principi contabili internazionali, oltre poi a tutte le norme del codice civile, insomma, per quanto riguarda l'Italia, per esempio. E poi di tassare questo enorme denaro creato dal nulla, questa enorme massa monetaria. Perché se una banca commerciale, mettiamo caso Intesa, UniCredit, BNL, crea in un anno qualcosa come 400-500 miliardi di euro, così, dal nulla, senza avere in cassa quei 500 miliardi di euro, allora è giusto che lo Stato vada a tassare questa forma di reddito creata dalla banca. Attraverso la tassazione di questo denaro creato dal nulla, lo Stato potrebbe ridurre le tasse ai cittadini, potrebbe dare un reddito di cittadinanza, un reddito universale a tutti i cittadini. Questo almeno per soddisfare i bisogni primari, cioè il cibo, una casa, il diritto alla casa, eccetera. Potrebbe fare nuovi investimenti pubblici, quindi creare nuova occupazione, nuova forza lavoro e allo stesso tempo garantire servizi e beni ai cittadini. Quindi è un'iniziativa da tenere sotto controllo, vedremo come andrà. Un caro saluto a tutti da Salvatore Tamburro.